Bisogna giocare bene, bisogna continuare a giocare bene, con intensità, con quell'applicazione mentale, bisogna farlo sempre, in casa e fuori. Fuori casa ci manca probabilmente quel tipo di ambiente lì, dove ti spingono in 20.000, ma dobbiamo essere bravi anche fuori casa a ripetere le prestazioni che la squadra ci ha abituato a giocare in casa. Devo dire che, tranne qualche parentesi, la squadra l'ha sempre fatto. L'atteggiamento non è mai cambiato e non deve cambiare. Si tratta soltanto di gestire in alcuni momenti della partita quelle che sono chiaramente le influenze ambientali che possono spingere o determinare l'inerzia di una partita in una direzione anziché in un'altra. Questione di gestione, di maturità, di consapevolezza, di... Anche quella è una crescita. Robes è stato mio capitano, mio calciatore, mio capitano, giocatore di temperamento, serio, leader. Il Cagliari è una squadra, da quando è arrivato Lopez giocano allo stesso modo, giocando con lo stesso sistema di gioco, quindi mi pare che stiano battendo un certo tipo di strada. Non è un allenatore che è arrivato e ha cambiato sistema di gioco di partita in partita, quindi ha tenuto quello e penso che sia un vantaggio, perché poi tu puoi lavorare su quello, sugli errori, sulle cose fatte bene. È una squadra che probabilmente in casa dà il meglio, conoscendo anche quello che è l'ambiente del cagliaritano, no? Tipo di stadio che non è più quello lì, quindi anch'io ritroverò un qualche cosa di diverso. Però è una squadra che ha idee, che fa le cose per bene, abbiamo visto diverse partite, è una partita impegnativa come tutte, né più e né meno. Io conto molto su quello che riesce a dare la mia di squadra, perché poi gli avversari che sono competitivi lo so già, quindi non sottovaluto nessuno, so quali sono i valori. Quello che per me risulta essere importante e determinante è quello che riesce a dare la Samp. La Sampdoria ci arriva bene nel senso delle prestazioni, con l'handicap delle due sconfitte, con la parentesi della Coppa Italia, dove comunque la squadra poi ha vinto, ma ci arriva bene. Riuscisse a ripetere le prestazioni tipo quella di domenica, la Samp deve farsi rispettare, nel senso buono della parola. Andiamo a Cagliari da sesto in classifica e dobbiamo essere all'altezza del sesto posto. Non ci sono discorsi da fare. Ogni volta dobbiamo dimostrare di meritare quella posizione, facendo partite all'altezza della posizione che oggi la squadra occupa. Non possiamo far partite al di sotto delle nostre possibilità, non possiamo accontentarci di giocare al di sotto delle nostre possibilità, che è una cosa ancora più importante.